a 5000 like faremo uscire la sfida Luca Crosta, portiere di Serie A, contro Sergei Piccirillo, portiere di prima categoria. E bentornati sul mio canale. Oggi siamo con un portiere che, ragazzi, ha giocato in Serie A in Italia, ha esordito in Serie A e oggi gioca in Serie A in Albania. Quest'oggi siamo qui con Luca Crosta, che è al mio fianco. Ciao fratellone. Ragazzi, guarda che c'è una pettata che è come tutto il mio corpo e partiamo già male. Però oggi siamo qui al campo, oltre a chiedergli il percorso calcistico che ha fatto, soprattutto siamo qui per vedere che parata andrà a fare al mio bel piedino destro magico, al mio piedino sinistro magico. Com'è? Raccontami un po' questa tua carriera, che sei partito da Cagliari, poi Milano, poi Albania. Cosa hai fatto? Racconta un po' ai ragazzi che sono stracuriosi di sapere la tua carriera. Beh, ho fatto tutte le giovanili al Milan. Quanti anni hai fatto al Milan? Fino alla primavera, 18 anni. 10 anni di Milan? 8. A 18 sono andato a Cagliari. Da casa a Milano? A Milano, ho preso l'aereo, sono andato a Cagliari e poi là ho fatto 2 anni, i primi 6 mesi con la primavera, dopo aggregato in prima squadra, da lì è partito. Come hai vissuto quando ti hanno detto Crosta, vieni in prima squadra? All'inizio è stata dura perché, insomma, era la prima esperienza lontano da casa, dalla famiglia, però comunque era un passaggio che andava fatto per la mia crescita, per la mia carriera. Quando arriva l'esordio? Adesso vogliamo sapere l'esordio in Serie A. Verso fine anno comunque ho avuto la fortuna che l'allenatore mi ha dato fiducia, mi ha fatto giocare. Hai fatto l'esordio contro? Contro il Milan. Abbiamo vinto. Io non ho fatto nessun esordio, lui ha fatto l'esordio contro il Milan. Io ho fatto l'esordio in prima categoria, però tu? Lui no, qui ragazzi, prima categoria o Serie A, quale dei due preferite? Fatemelo sapere nei commenti. Com'è stato? Come l'hai vissuto? Com'è quando arrivi al campo e sai che giochi e non so, cosa senti dentro? Allora, in realtà io sapevo di giocare già dal martedì, da inizio settimana. Quindi venerdì, hai fatto 5 giorni. La verità, l'ho affrontata abbastanza serenamente la cosa, fino al giorno appunto dell'esordio. Poi la notte prima ho faticato a dormire, ma per l'emozione. Certo, voglia. Però è andata. Però è andata benissimo. E sono contento. Poi dopo il Cagliari? Poi dopo ho fatto un altro anno a Cagliari, ho giocato ancora 2 partite contro la Lazio e la Coppa Italia. Non sono andate benissimo, abbiamo perso, però comunque. A parte del calcio. Ero lì con la loro, con loro in rosa e dopo Cagliari mi hanno mandato un po' in prestito a fare esperienza. Sono stato a Olbia, a Livorno, poi sono andato a Renate. Sfortunatamente a Renate è scoppiato il Covid, quindi sono arrivato a gennaio, ma sono stati mesi inesistenti. Pure Renate, finito anche la pandemia, che eravamo più liberi, ho ripreso da Alessandria. E ad Alessandria abbiamo fatto l'anno di C, abbiamo vinto il campionato, siamo saliti in B. Poi da Alessandria basta. Sei andato? Che adesso i ragazzi sanno che l'hanno visto, che giochi in Serie A in Albania, alla Dinamo. Sì. E com'è? Vabbè, ho preso la decisione di andare all'estero, per il semplice fatto che in Italia per i giovani soprattutto iniziava a diventare difficile. Ma queste sono cose da dire, perché è la verità, ragazzi, cioè non stiamo nascondendo nulla di quello che stiamo dicendo. Sì, io ero considerato a 23 anni già vecchio, quindi non valorizzavo, e invece ho preso la strada dell'estero che mi ha dato la nuove speranze, mettiamo. Nuove speranze, sì. Adesso ho fatto un anno in Grecia e dalla Grecia sono passato in Albania e adesso... Qual è il paese che ti è piaciuto, cioè il posto, la città che ti è piaciuta di più? E comunque in Grecia, poi magari sei stato nel posto più sperduto della Grecia. Ho avuto fortuna, sono stato in posti belli, dove mi sono capitate isole, Sardegna, Creta, perché in Grecia era Creta. In Albania, ok, sono a Tirana, ma a mezz'ora da Durazzo, che c'è il mare, c'è quindi il mare. È sempre il mare. Vabbè, allora, secondo me, Luca, ragazzi, sceglie le squadre in base al posto bello. Perché, va nei posti bellissimi, io non lo so, io ammetto che a giocare al Castellanuova, che è in mezzo al parco delle Groane. Un'altra domanda, qual è il giocatore più forte che hai incontrato da avversario,
che hai visto con i tuoi occhi proprio e quello con cui ti sei allenato, presumo, intanto c'è un'ape, presumo a Cagliari, giocatore più forte. Quando ero a Cagliari ho visto tanti giocatori, però quello con cui ho giocato, secondo me, che era attualmente era capocannoniere quell'anno della Serie A, era Bacca. Poi io in squadra avevo Boriello, Farias, João Pedro. Boriello dobbiamo portarlo sul campo. Io l'ho beccato a Ibiza nel ristorante, però non ho voluto disturbarlo, sai, era quella solita fighetta. Lasciamo stare, alziamo sulle mani. Però Boriello, ragazzi, per me, io sono juventino, ragazzi, ormai lo sanno, quando Boriello stava alla Juve era un sogno. Ha fatto la sua bella carriera. Ha fatto la sua bella carriera. Ha girato tanto un po' come te, perché Boriello ogni anno, bene o male, cambiava squadra. Ragazzi, dopo questa breve intervista, lunghissima intervista, che sappiamo tutto di Luca Crosta, che gli auguriamo il meglio, sperando che un giorno possa, almeno questo quello che è il mio pensiero, che tu possa tornare in Italia e far vedere al popolo italiano quanto vali, però oggi andiamo a vedere quanto vale qua il campo della Triestina con il mio piedino bello magico. E vediamo cosa riuscirà a fare, se riuscirà a dire come volo oppure no. Ragazzi, iscrivetevi al canale Ruotu 300.000, seguiteci su Instagram dove voi volete, trovate qui il suo profilo Instagram oppure il link in descrizione, così lo cliccate e andate direttamente sul suo profilo e lo seguite. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è super importante. Lu, quella è la tua porta. E adesso tocca a me. Let's go! Ragazzi, ci siamo. Tanto da quella camera potete vedere che Luca è pronto. Iniziamo con dei tiri semplici, adattamento a terra, vediamo se riuscirà a fare qualche parata. Poi durante il video andremo a testare anche la sua bravura nel il rinvio, la precisione. E poi vedremo, li proverò a fare un esercizio di 4 palloni, però niente spoiler, ci vediamo dopo. Oh, voglio partire con il gol per darti il benvenuto. Visto che eri in Albania, benvenuto a Milano. Bentornato. Vabbè, oh. Ah, vado a prendere mancino, non lo so io. Ah, questo è facile. Paolo Dybala. Che brivido. No, scusa. Oh Lu, ma in Serie A calciano così bene? Mamma mia. Oh, il video finisce qua, eh. È finito, dopo sto gol qua posso andarmene. Vabbè. Quello volevi far spettacolo, questi sono per me, warm up. Warm up, è giusto, giusto, riscaldamento. Piedi a stappagnotella, chicco. Sì, ma sei rimasto immobile, oh. Gol. Sì, vabbè, però poi c'ha la qualità di mettermi in pressione. Ho fatto solo 2 gol, per sbaglio. Vabbè, ti devi riscaldare un po', sì. Sennò come fai a prendere questa dopo? Ah, che schifo. Siamo pronti? Siamo pronti, ci sei? Ci siamo. Ragazzi, iniziamo. Non mi sfidare, Lu, per favore. Non mi sfidare. Questo è per Michel Bura PH. Per il tuo umore un po'. Mamma mia! Da lava da qua. 3, 2, 1. E se gli faccio gol da qua se ne va a casa. Allora ti salutiamo così. Anche questo. Che odio quando me le tieni lì in presa. Sto facendo allenare la presa. Sto, pigliati sta pagnotella, chicco. Mamma, bravo, bravo. Ciao. Bella, 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 bella. Era un po' come Andanovic qua. Un po' come Andanovic, eh. Come Andanovic, guardate. Oh no, Michel. Mamma mia, raga, Oh no, un'ana, raga, c'abbiamo un'ana. Ah sì, un'ana. Pensavo di essere Lukaku. Ciao, la caca. Ciao amici, la caca. Grazie per avermi invitato qua. Spero che un giorno... Grande partita. Grazie. Al volo. Non lo so. Mamma mia. Su! Aspetti, raccoglila nella rete questa. Oh, la Dinamo non tirano così bene. Ah, tieni lì, mannaggia Ludo.
Bravo! Bravo! La recuperiamo dopo. Io ce l'ho mancato a palla. Hai portato a posto? Oh. Ah, ragazzi, che cosa ha preso? Oh, ti giuro che stavo insultando per il gol. Ragazzi, ascoltate i consigli di Luca, che è esordito in Serie A, gioca in Serie A in Albania, che mi ha detto una cosa importante: se non ci arrivate urlate, perché con la voce spinge l'aria e il pallone lo butta fuori. Ecco, ecco. Dai. Sei pazzesco. Non ci credo. Oh, Lu, qua, ragazzi, qua non c'è niente da dire. Oh, quando uno è forte è forte. Quando uno è forte è forte, lo dice pure Michel, ragazzi. Oh, yeah! Mi devo vendicare col gol. Dai! A 5.000 like faremo uscire la sfida. Luca Crosta, portiere di Serie A, contro Sergei Piccirillo, portiere di prima categoria. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti chi, secondo voi, vincerà questa sfida. Porca miseria, ma tutte a fil di palo. Ho 3 tentativi per pucciarla dentro. Questa come l'olio va dentro. Oh, fortino, eh. Vabbè, minchia, fratello, ha giocato in Serie A, cos'è, scarso? Fuori! Easy, minchia! Com'è? Urla! Urla! Vai a prendere! Bravo! Sì, vabbè, raga. Aspetta che tu mettergli un po' di forza a sta gamba. Mamma mia, oh! Prima sfida terminata, abbiamo potuto vedere le skills, le qualità di questo portierone. Abbiamo fatto... Non voglio dire niente, fai per favore vedere il replay di quella parata che poi è finita sul palo, una roba fuori dal normale. Una cosa mai vista su YouTube Italia, nemmeno io sono riuscito a fare un miracolo del genere. Però adesso andiamo a vedere con i piedi. Metteremo 5 palloni per testare la bravura, la precisione del calcio di Luca. Vediamo quante traverse riuscirà a prendere. Ha solo 5 possibilità. Siamo giunti al momento della precisione di Luca. Testiamo, vediamo. Hai 5 palloni uno dopo l'altro. 0 ne fai? Testiamo, testiamo. Qua. Sali! Ah, questa male. La taglia, la taglia. Zip! Non lo so. Bravo! Che giocatore! Una. Mamma mia, ragazzi, mi è andata bene. C'è stato quello zippettino che per fortuna non l'ha presa. Una traversa su 5. Tocca a me e andrò a calciare di sinistro. No, cioè, ad esempio, adesso te la... sinistro, che non è il mio piede, che la prendo morbida così qua. Visto? Ci stiamo. Là, questo rinvio. Cazzo, pressione questa. Dai, dai, sicuro, sicuro. L'ultima morbida, quella di una. No! Cioè, ha vinto Crosta, pensate voi. Ha vinto lui. Secondo giro, ragazzi, secondo giro, siamo sul risultato di 1-0 per Luca. Però io sto tirando di sinistra, attenzione. Vai, Lu, tocca a te, secondo giro. Vediamo se ci sei riscaldato per bene, oh. Oh, sempre così. Mamma mia, che pelo. Buono, buono. E uno. Oh. Sì, sali, buono, buono. Era per il trequartista. Palla mor... Dai, l'ultimo è quella buona. Sì, ciao. Sgonfia, oh, palla sgonfia, non vale. Palla sgonfia, vediamo se sgonfia sono i piedi. No! Era sgonfia la palla. Era sgonfia la palla, oh. Pensa te che culo che c'hai, oh. Primo. No. Harry Christmas. Eccolo. È uno. Dai, dai. No!
Dai che è tua, dai che è tua questa. Ma lo senti? Dai che la devo prendere. Oh, raga, è l'ultima, attenzione. Guarda, guardate Luca cosa sta facendo. Relax. Oh, questa è sgonfia però, Pari, pari, un'altra mi vuoi? No, no, 3-2 per te. Sto dando la possibilità di una palla in più, se vuoi. Vuoi fare una palla in più? Per te. Io voglio testare il tuo rinvio adesso. Voglio testare il rinvio di Luca Crosta. C'è da dire che io c'ho un bel rinvio, Attenzione, però, vediamo un po'. Vai, vai. Stiamo facendo dei rinvii di riscaldamento per non strapparci, però già sono dei rinvii di alto livello. Siamo primo rinvio, ne abbiamo due. Secondo e ultimo. Oltre il cerchio. Ha fatto gol da 100 metri. Last tentative. È partita la caviglia quasi. Lancio più lungo, prima categoria. Adesso però andiamo a farlo al volo. Vai Lu. Vai, secondo e ultimo tentativo. Domani, dopodomani. Stiamo facendo rinvii dalla rietta piccola, quindi sarebbero almeno 10 metri in più rispetto a dove rimbalza il pallone, perché di solito questi rinvii qua si fanno dal limite dell'area. Ad occhio e croce, il rinvio più lungo per adesso l'ha fatto Luca. Io ho zippato la linea della lunetta del cerchio di centrocampo. Ultimo tentativo, o la va o la spacca. Dobbiamo andare a chiedere al cameraman chi ha vinto. Chi ha vinto? Il primo rinvio più lungo l'ho fatto io. Il secondo del tiro al volo, Luca o io? Tu che hai ripreso? Tu. Ho vinto io ancora? È andato più lungo? Questo qua mi sa di sì. Questo ultimo qua. Ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti chi secondo voi ha fatto il rinvio più lungo tra me e Luca. A me è sembrato che comunque anche Luca ha fatto un bel rinvio lungo, lungo, lungo. Però da lì facciamo fatica a capire. Poi il camera, ragazzi, dorme ogni tanto, quindi lasciamolo stare. Adesso torniamo in porta che concludiamo il video con dei tiri e vediamo ancora se Luca Crosta riuscirà a fare i miracoli come inizio video. Ultimi 10 tiri, ovviamente contiamo solo quelli che vanno nello specchio o quelli che sfiorano l'incrocio. Su 10 tiri vediamo quanti gol riuscirò a fare al portiere di Serie A. Vabbè, questo è zucchero però per te. Bravo! La serie lì. 3-0 con la prima. Bianca, 4-0, quinto tiro. Apertura dentro! Dai, dai, spingi! Vabbè. Che palle! Oh! Esulto, però ha vinto 8-2 lui. Lu, complimenti. Io ho ancora in mente quella parata che mi hai tolto là, che è andata sul palo, l'altra a mezza altezza, tutte queste palle bloccate a mezza altezza. Complimenti. Voglio solo dirvi una cosa, che si vedono gli anni che hai giocato in Serie A, che giochi tuttora in Serie A, che il tuo livello è veramente alto. Poi è una giornata con un sole tremendo, clamoroso. Siamo sul sintetico, sei vestito di nero, caldo, tutto quello che vogliamo, ma hai fatto vedere il tuo valore, che è clamoroso. Lu, io ti ringrazio. Grazie a te. Ragazzi, follia pura, veramente, stanotte mi sognerò tutte le sue parate. Da 1 a 10, secondo voi, quanto è forte Luca Crosta, portiere di Serie A? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti,
Vi ricordo come sempre di seguire gli ospiti sui loro profili social, trovate qui il suo Instagram e il link in descrizione. Noi ringraziamo Luca Crosta e vi ricordo che a 5.000 like, prima che ritorna a giocare il suo bellissimo campionato, faremo la sfida portiere di prima categoria contro portiere di Serie A. Chi vincerà? Ve lo chiedo a voi, secondo te chi vince? Ce la giochiamo. Metà. Ragazzi, vi ringrazio come sempre di cuore, noi ci vediamo al prossimo video e come volo a tutti. Ciao belli!